Capitolo primo. Quello che è avvenuto a voi, ateniesi, in udire i miei accusatori, non so. Ma io, per cagion loro, poco meno mi dimenticai di me stesso, così parlarono persuasivamente. Benché, se ho a dire, essi non han detto nulla di vero. Ma delle molte loro menzogne, ne ammirai massimamente una, questa. Dissero che a voi bene conveniva guardarvi non foste tratti da me in inganno, perciò che sono terribile dicitore. Imperocché a non vergognarsi che tosto li avrei smentiti, mostrando in fatto non essere niente terribile dicitore, questa mi parve la lor maggiore impudenza. Salvo che non chiamino terribile dicitore uno che dice il vero, che, se intendono così, ben consentirei che sono oratore io. Ma non a lor modo. Essi dunque han detto poco o nulla di vero, come io dico, ma da me voi udirete tutta la verità, non per Giove orazioni ornate come le loro di frasi e parole belle, ma sì udirete cose dette senza niuno studio con quelle parole che vengono, ma giuste, io credo. E niun di voi si aspetti altro da me. Perché non istarebbe bene che io, o cittadini, venissi innanzi a voi come un giovinetto che modelli sue orazioni, io, a questa età. Anzi, o ateniesi, di questo prego voi e voi supplico, che se udite me, con quelle parole difender me stesso con le quali son solito parlare e immercato ai banchi dove mi hanno udito molti di voi e altrove, non vi maravigliate né facciate rumore. La cosa va così. Io la prima volta ora vengo su in tribunale e ho 70 anni, onde alla dicitura di qui sono proprio forestiero. E da che se fossi veramente forestiero voi mi perdonereste se io vi parlassi in quella voce e quel modo nei quali fossi allevato, prego voi ora, e mi par che ha ragione, che non badiate alla maniera di dire «forse potrebbe ella esser peggio, forse meglio», e guardiate solo e consideriate se dico cose giuste o no. Imperocché questa è la virtù del giudice. Quella dell'oratore poi è dire il vero. Capitolo secondo. E ora, o ateniesi, è giusto che prima io mi difenda contro le prime false accuse e contro i primi accusatori, poi contro quelle e quelli venuti dopo. Imperocché accusatori miei presso voi ce n'è stati molti e da un pezzo sono già molti anni, non dicendo nulla di vero, i quali più mi danno paura che non Anito e i suoi seguaci, con tutto che terribili anche loro. Ma quelli sono più terribili, o cittadini, i quali, pigliando i più di voi ancor fanciulli, di loro accuse contro me in nulla vere, vi ebbero persuasi. Che ci è un certo Socrate, uomo sapiente, speculatore delle cose del cielo e cercatore di tutte le cose sottoterra, e che le più deboli ragioni fa più forti. E gli spargitori, o ateniesi, di questa fama, essi sono i miei terribili accusatori. Imperocché pensano quelli che li odono, i cercatori di cotali cose non creder neanche negli dii. E poi questi accusatori sono molti e m'han già accusato da molto tempo, parlando in quella età a voi nella quale molto credevate per essere fanciulli alcuni giovinetti, e mi hanno accusato né assente né uno difendendomi. E la più strana cosa è che non si possa conoscere e dire loro nomi, salvo che qualche commediografo, ma tutti quelli che voi ebbero persuasi per invidia o calunnia, o perché persuasi e persuadenti alla loro volta, verso questi non so che fare io. Né si può qua menare nessun di loro né argomentar contro, ed è proprio necessità che io mi difenda come se combattessi con ombre, e che niuno rispondendo ribatta. Dunque consentite anche voi, i miei accusatori sono di due specie, i novelli e gli antichi che dico io, e consentite che io mi ho a difendere prima contro quelli,
impero che voi avete udito quelli accusarmi prima e più molto che non questi venuti dopo. E sia, ci si ha a difendere dunque, e ci si ha a provare di trar via fuori dai vostri animi la calunnia che ivi cova da lungo tempo, e trarnela in tempo così breve. Oh, così fosse, se così è il meglio per voi e per me, se avessi pure qualche vantaggio difendendomi. Ma la difficoltà la vedo, e non mi si nasconde quale ella è. Ma vada come a Dio piace, si ha a ubbidire alla legge, e ci si ha a difendere. Capitolo terzo. Dunque, ripigliamo da principio. Che è l'accusa dalla quale m'è nata la calunnia e alla quale, prestando fede, scrisse la querela sua Meleto? E che mai dicendo mi calunniarono i calunniatori? Via, essendo accusatori essi, la lor querela giurata conviene che la legga. Eccola. Socrate fa rea opera e temeraria, cercando le cose sottoterra e quelle su in cielo, e le più deboli ragioni facendo più forti, e questo insegnando agli altri. Su per giù, così ella dice, come avete veduto voi stessi là, nella commedia di Aristofane. Un Socrate se girante per aria, e di camminare per aria gloriantesi, e predicante altre molte ciance, delle quali non so nulla io, né punto né poco. E non dico così come dispregiando questa cotal scienza, se mai alcuno l'avesse, o non ci vorrebbe altro che da parte di Meleto mi tirassi addosso anche cotesta accusa. Ma, o Ateniesi, io non ne so nulla. E invoco a testimoni più di voi, e voglio che vi contiate l'un l'altro quanti mi avete mai udito ragionare, e ce n'è molti. Vi contiate l'un l'altro se mi ha udito mai alcuno, o poco o molto, ragionare di cose simili. E conoscerete che il medesimo valore hanno le altre accuse, le quali contro me dicono. Capitolo quarto. Sì, non c'è nulla di vero. E se avete mai udito che io mi provo a educare uomini e fo danari, neanche questo è vero. Certo, mi parrebbe bello se ci fosse alcuno atto a educare uomini, come Gorge il Leontino, o Prodico di Ceo, o Ippia di Elide, a ciascun dei quali, andando di città in città, vien fatto, o Ateniesi, di persuadere i giovani, che pur potrebbero conversare con qualunque volessero dei lor cittadini, e senza paga. Persuaderli, lasciata la conversazione di quelli, a conversare con essi, dando danari e col cuore ringraziando. E ci è altro sapiente uomo che so essere venuto qua fra noi, un di Paro. So questo perché e m'avvenne d'accostare un che con i sofisti ha speso danaro più che tutti gli altri. Callia, il figliuolo di Ponico. Lui che ha due figliuoli, interrogai io. O Callia, se i tuoi due figliuoli fossero puledri o vitelli, non avremmo a prendere noi a paga un sovrastante, il quale, della virtù a loro convenevole, farli dovesse buoni e belli, e sarebbe un cavallerizzo o un che si intende di campi. Ma da che sono uomini? Chi ha in mente di prender loro come sovrastante? Chi è intendente della virtù, della umana e civile? Credo che tu ci abbi pensato da che hai dei figliuoli. C'è alcuno, dissi io, o no? Oh sì, rispose. Chi? Dimandai io. E di dov'è? E per insegnare quanto vuole? Rispose: Evenu, o Socrate, di Paro, 5.000. Beato Evenu, dissi io, se egli ha questa virtù e sa insegnare così bene. Mi glorierei anch'io ed inorgoglirei
se sapessi. Ma io non so ateniesi. Capitolo quinto. Ripiglierà alcuno di voi. Ma, o Socrate, che faccenda è la tua? Donde ti sono nate queste calunnie? Se non ti fossi preso brighe che gli altri non si prendono, se fatto non avessi come i più non fanno, tu non saresti venuto in così mala voce. Di a noi dunque, che è, affinché noi non giudichiamo di te a caso? Chi dice così, dice dirittamente, mi pare. E io mi proverò di chiarire a voi che è mai quel che ha generato contro me la mala fama e calunnia. State a udire. Forse parrà ad alcuni di voi che io scherzi, ma sappiate bene, io vi dirò tutta la verità. Io, ateniesi, non per altro che per una certa sapienza mi sono procurato cotesta mala fama. Quale sapienza? Quella umana, forse. Perché può esser bene che di questa sapienza sia io sapiente, e quelli che diceva dianzi sarebbero sapienti di certa sapienza più che umana. O non so che dico, perocché di questa io non ho cognizione, e chi afferma che sì, mentisce e mi vuole calunniare. E non ischiamazzate, o ateniesi, se vi par che dica una strana cosa, che non son mie le parole che io dico, ma sì di tale che degno è che voi abbiate fede. Imperocché di questa mia, se sapienza ella è, e quale, vi addurrò a testimonio l'Iddio che è in Delfo. Chierofonte voi lo conoscete. Egli fu amico mio da giovine, e amico fu al vostro popolo. E fuggì in questa ultima fuga con voi, e tornò con voi. E conoscete Chierofonte come egli era, e l'impeto suo dove che si mettesse. Ora, andato una volta a Delfo, ecco di che egli osò interrogare l'oracolo. Non ischiamazzate, dico, ateniesi. Lo interrogò se alcuno fosse più sapiente di me. Rispose la Pizia, niuno essere più sapiente. E di ciò sarà testimonio a voi suo fratello che è qui, che egli è morto. Capitolo sesto. Guardate perché dico questo, perché voglio che conosciate voi donde mi sia nata la calunnia. Dunque, udendo io quelle parole pensai, che mai dice l'Iddio? Nelle parole sue che mai nasconde, perché io non ho coscienza né punto né poco di essere sapiente. Che mai dice affermando che io sono sapientissimo? Certo, non mentisce, che non gli è lecito. E molto tempo stette in dubitazione che mai volesse egli dire. Poi, e con fatica, mi fui messo così a cercare. Andai a un di quei che paiono sapienti, e fra me dissi, or se mai smentirò il vaticinio e mostrerò all'oracolo che più sapiente di me è colui. Tu dicesti me. E riguardandolo bene, non c'è bisogno che dica il nome, era un de politici, ecco che mi avvenne. Messomi a conversare con lui, mi parve che quest'uomo ben paresse sapiente ad altri molti uomini e massimamente a sé medesimo. Ma chi non fosse? E mi provai di mostrarglielo. Tu sì credi essere sapiente, ma non sei. E tosto a lui e a molti che ivi erano presenti venni in odio. Andatomene via, ragionai fra me e così dissi. Son più sapiente io di quest'uomo, imperocché a vedere niuno di noi due sa nulla di bello e di buono. Ma costui crede sapere e non sa. Io non so, ma non credo neanche sapere. E pare che per cotesta piccolezza sia più sapiente io, perciò che non credo sapere quello che non so. E andai a un altro di quelli che mostravano essere più sapienti di lui, e me ne parve il medesimo. E così venni in odio e a quello
e a molti altri. Capitolo VII. E seguitai ad andare con dolore e tremore, sentendo che veniva in odio. Non di meno, parevami necessario far grandissima estimazione della parola dell'Iddio e andare a tutti coloro che mostravano di sapere qualche cosa, per vedere che dicesse mai l'oracolo. E per il cane, o giudici, a voi si ha a dire il vero, e m'avvenne che, cercando secondo la mente dell'Iddio, quelli massimamente riputati mi paressero quasi essere più da poco, e quelli a vedere più da poco essere più savi. E la peregrinazione mia conviene che io ve la conti, la quale non fu senza fatiche, acciò che la sentenza dell'oracolo chiaro mi si mostrasse. Perché, dopo ai politici, andai ai poeti, a quelli di tragedia e a quelli di ditirambi e agli altri, per cogliere in sul fatto me quale più ignorante di loro. E pigliando in mano i loro poemi, quelli che mi parean più lavorati, anche per apprendere qualche cosa dai poeti, li interrogai che mai dire volessero. Bene. O vergogno, giudici, di palesarvi il vero, eppur vi si ha a palesare. Ecco, se ho a dire di quegli argomenti dei quali aveano cantato, quasi tutti gli astanti ne ragionavan meglio di loro. In breve, questo ebbi conosciuto, che i poeti non per sapienza poetavano checché poetassero, ma per certa natura e da Dio occupati, come i divinatori e i vaticinatori, i quali dicono pure molte e belle cose, e non sanno nulla di ciò che dicono. E vidi che tale passione tocca i poeti. E insieme mi fui accorto che essi, perciò che poeti, si reputavano ancora nelle altre cose sapientissimi uomini, senza che fossero. E ne andai via pensando che, per la ragion medesima, al paragone di quelli, non altrimenti che al paragone dei politici, più valeva io. Capitolo VIII. In ultimo andai agli artefici, perché mi sapeva da me non essere io intendente di nulla. E quelli sapeva di avere a trovare intendenti di molte belle cose. E non mi fui ingannato, perché veramente essi intendevano cose che non intendeva io, e da questo lato erano più sapienti di me. Ma, o Ateniesi, i buoni artefici mi parve che il medesimo peccato avessero che i poeti, dacché ciascuno, per lo adoperare bene sua arte, si credeva sapientissimo anche nelle altre maggiori cose, e questa stoltizia oscurava quella sapienza. Onde, per parte dell'oracolo, interrogai me medesimo se io volessi essere così come sono, né per nulla sapiente della loro sapienza, né ignorante della loro ignoranza, o avere l'una e l'altra cosa che hanno quelli. Risposi a me e all'oracolo che mi giovava essere come sono. Capitolo IX. Or da questi esami mi son nate molte inimicizie, o Ateniesi, e molto aspre e fierissime, dalle quali sono nate molte calunnie, fra l'altre questa, che mi chiamano sapiente, impero che ogni volta che argomento contro gli altri, mostrando che non sono sapienti, quelli che stanno lì credono che sapiente sia io. No, cittadini, quel che pare è questo: sapiente davvero essere Iddio, e volere egli dire per quell'oracolo che la umana sapienza vale poco o nulla. Ed è chiaro che non intende Socrate, e che usa del mio nome a fine di porre me a esempio, come se dicesse: colui tra voi, o uomini, è sapientissimo, il quale, come Socrate, conosciuto ha che non vale nulla in sapienza. Onde anche ora vo guardando intorno, e cerco tra i cittadini e forestieri chi io creda essere sapiente, e secondo l'Iddio lo esamino, e se poi non mi pare tale, aiutando io l'Iddio, gli mostro che non è sapiente.
E per questa occupazione non ho tempo di far cosa niuna degna che si dica, né per la città né per la casa. E sono in povertà grande per servigio dell'Iddio. Capitolo decimo. Oltre a ciò, i giovani che s'accompagnano meco e vengono da sé, figliuoli dei più ricchi che hanno gran tempo, udendo esaminar gli uomini, godono, e molte volte fra loro provano di imitare me, e poi si mettono a esaminare gli altri. E sì che ne trovano in abbondanza, penso io, uomini che si credon sapere qualche cosa, sapendo poco o nulla. E ne viene che gli esaminati da loro se la pigliano con me, con loro no. E dicono che ci è un certo Socrate, scelleratissimo uomo, che guasta i giovani. E se alcuno dimanda, per guastarli, che fa e che insegna? Non hanno da risponder nulla, che non sanno. Ma per non parere impacciati, dicono quel che si è soliti a dire contro tutti i filosofi, che insegna le cose del cielo e le cose di sottoterra, e a non credere negli dii e a fare diritto il torto. Però che la verità, credo, non la vorrebbero dire, che si sono palesati persone che presumono di sapere, non sapendo nulla. E siccome ambiziosi e furiosi e molti e concordemente e persuasivamente e da un pezzo diffamanti, sì di loro gravi calunnie vi ebbero riempiuti gli orecchi. Tra costoro Meleto mi si è levato contro e Anito e Licone. Meleto in collera per ragion dei poeti, Anito per gli artefici e i politici, e Licone per gli oratori. Onde, come diceva dal principio, mi maraviglierei se questa calunnia, fattasi così molta, da voi potessi io dissipare in sì poco tempo. Ma la verità è questa, e ve la ho detta tutta, non nascondendo né scemando nulla, sebbene sono quasi certo che perciò mi odiano. Il che è prova ch'io dico vero, e ch'ella è una calunnia, e che la cagione della calunnia è questa. E cercate ora o poi, voi troverete che è così. Capitolo undicesimo. E questa difesa, quanto alle colpe delle quali mi hanno accusato i primi miei accusatori, basta. Da Meleto ora mi proverò di difendermi. Il buono, l'amante della città, come dice, e dagli altri venuti poi. E da che questi accusatori son diversi da quelli, la loro giurata querela ripigliamola. Su per giù dice, Socrate è reo verso ai giovani, guastandoli, e verso agli dii, in quelli non credendo, nei quali la città crede, ma sì, in strane cose demoniache e nuove. Tale è l'accusa. Esaminiamola capo per capo. Dice che io sono reo verso i giovani perché li guasto, e io dico che reo è Meleto perché scherza pensatamente, trae in tribunale le persone leggermente e dà a vedere di curarsi molto di cose delle quali nulla non si curò mai. Ch'ella è così, mi proverò di mostrarvelo. Capitolo dodicesimo. Qua a me, Meleto, di, non ti sta assai a cuore che divengano buoni quanto si può i giovani? A me, sì. Via, di a costoro chi li fa migliori. Lo dai sapere se ti sta a cuore, da che trovato hai, come tu di, chi li guasta, e me trai al cospetto di costoro e me accusi. Via, chi li migliora, mostralo. Chi è? Meleto, tu taci e non sai che dire, e non ti pare brutta cosa, e non ti par sufficiente prova di quel che dico io, che dei giovani non te ne sei curato niente. Ma Dio, buono uomo, chi li migliora? Le leggi. Ma non dimando questo io, o ottimo uomo, ma sì chi prima conobbe ancora questa medesima cosa, le leggi. Costoro, Socrate, i giudici, come Dio, Meleto, costoro sono atti a educare i giovani e li migliorano.
Sì, certo. Tutti? O alcuni di loro sì, altri no. Tutti! Che buone novelle per Giunone! Oh, la gran gente che giova! E questi qua, gli uditori, li migliorano o no? Ancora questi? Chi? E i consiglieri? Ancora i consiglieri! Ma, Meleto, i giovani li guastano forse quelli dell'assemblea? O li migliorano ancora quelli? Ancora quelli! Tutti gli ateniesi, dunque, come pare, li fan belli e buoni. Eccetto me. Solo io guasto. Così di tu. Così, così dico io. Oh, la grande sventura che mi dici e rispondi. Ti pare il medesimo anche dei cavalli? Tutti li migliorano e solo uno li guasta. O al contrario, li può migliorare solo uno o pochissimi, i cavallerizzi. E i molti, se hanno a far con cavalli e li adoperano, li guastano. Non è così, Omeleto? E dei cavalli e di tutti gli animali? Bene, è così. O che tu e Anito diciate sì o no. Che sarebbe gran beatitudine quella dei giovani, se fosse vero che uno solo li guasta e gli altri li migliorano. Ma, Omeleto, ben mostri non aver pensato mai ai giovani, e prova ne dai chiara. E non di meno, sotto specie d'amore a questi giovani dei quali non ti sei curato niente, tu qua mi meni. Capitolo tredicesimo. E per Giove, ci dio, Meleto, se è meglio abitare fra buoni o fra malvagi cittadini. Caro, rispondi, non è niente difficil cosa quella che dimando. E i malvagi, a quei che tutto dì li accostano, non fanno del male e del bene i buoni? Sì, e ci è chi voglia essere da quelli danneggiato con i quali conversa piuttosto che giovato? Rispondi, o buono uomo, dice anche la legge che si ha a rispondere. C'è chi voglia essere danneggiato? No. Su, via. Tu trai qua me come un che corrompe e fa malvagi i giovani volontariamente o involontariamente? Volontariamente, dico io. Che, Omeleto, tu all'età tua sei tanto più savio che non io all'età mia, che tu conosciuto hai che i cattivi sempre fanno del male a quelli che li accostano e i buoni del bene. E io son così ignorante che financo ignoro che se alcuno farò malvagio di quelli che conversano meco, starò nel pericolo di ricevere del male io da lui. Così ignorante che fo cotesto male come di tu volontariamente. Non te lo credo né io né nessun altro, ma o non corrompo, o semmai involontariamente, sicché in tutte e due i casi tu mentisci. E se involontariamente, per tali involontari peccati, non è di legge trarre qua alcuno, ma sì bene averlo a sé da parte, ammonendo e insegnando. Egli è chiaro che più non farò quel che io fo involontariamente quando avrò appreso. Ma ti sei scansato dallo starti con me e dall'insegnarmi. Non hai voluto. E mi meni qua, dov'è di legge che coloro siano menati i quali han bisogno di castigo, ma non di insegnamento. Capitolo quattordicesimo. Ma, ateniesi, come io diceva, manifesto è che Meleto di queste cose non se n'è curato mai, né molto, né poco. Niente di meno, di. Come affermi tu, Omeleto, che io corrompo i giovani? O non è chiaro, secondo l'accusa che hai scritta, che insegnando a non credere in quegli dii nei quali la città crede, ma bensì in strane cose demoniache e nuove, non di tu che, con insegnare cotesto, io corrompo quelli? Sì, sì, cotesto! E via, in nome di questi stessi dii dei quali si parla, più chiaro di e a me e a questi giudici.
Io non posso intendere. Di tu che io insegno a credere che ci siano i dii e che io stesso credo ci siano i dii. E non sono al tutto ateo, non sono così reo, ma non quelli che la città crede, ma sì bene diversi. E perché diversi, tu mi accusi? O proprio affermi che io stesso non credo niente che ci siano i dii e che cotesto insegno io agli altri. Così affermo che tu non credi proprio niente ci siano i dii. Oh, maraviglioso Meleto! Perché tu di così, sole e luna non credo io dunque che siano i dii come credono gli altri uomini? Per Giove no, giudici, il sole ei dice che è pietra e la luna terra. Anassagora credi tu accusare, caro Meleto, e così sprezzi costoro e li credi così salvatichi di lettere da non sapere che di cotali discorsi i libri di Anassagora, il Clazomenio, sono pieni. Oh bella! I giovani imparano da me questa dottrina che quando vogliano, con una dramma a dir molto molto, possono comperare dall'orchestra dando la baia a Socrate se se ne vuol fare bello lui e di dottrina si strana. Ma per Giove, ti par così di me che non creda in nessuno iddio? Nessuno, nessuno per Giove! E non ti sia a credere, o Meleto, e a vedere non credi a te neanche tu! Impero che costui, ateniesi, mi par molto procace e prosuntuoso, e che coteste accuse le ha proprio scritte per procace e prosunzione, e perché giovine. Che gli all'aria di un che compone enimma per tentare. Socrate il sapiente o conoscerà che io mi contraddico per pigliarmi gioco di lui o no? E se no, trarrò lui in inganno e gli altri che odono. Che manifestamente egli mi si contraddice nell'accusa, come se dicesse: Socrate è reo perché non crede esserci dii e crede esserci dii. Pare un che burla. Capitolo quindicesimo. Guardate con me che si contraddice così, è chiaro. Tu rispondi a noi, o Meleto, e voi ricordatevi di quello che vi ho pregato in principio, di non mi far rumore se io ragiono nel modo solito. Ci è alcun uomo, o Meleto, il quale creda esserci cose umane, sì, ma uomini no? Che risponda, o giudici, e non si dimeni, non ischiamazzi. C'è alcuno che non creda esserci cavalli e cose cavalline, sì, che non creda esserci sonatori di flauto e sonate di flauto, sì? Non c'è, o il più buon uomo, se non vuoi rispondere tu, rispondo io a te e a questi altri. Ma a questo devi rispondere tu. C'è alcuno il quale creda esserci cose demoniache e demoni, no? Non c'è. Che bene mi hai fatto, che alla fine tu m'hai risposto un poco. Ma sforzato. Ora tu affermi che io credo e insegno esserci demoniache cose, nuove o vecchie che siano. Dunque, a cose demoniache credo, secondo che di tu. È giurato là e nella tua querela. Ma se io credo in cose demoniache, è ben di necessità che io creda anche nei demoni. Non è così? Così. Perché non rispondi, suppongo che tu consenta. E i demoni non crediamo noi essere i dii o figli di dii? Sì o no? Sì! Dunque, se io credo in demoni come tu affermi, e se i demoni son cotali dii, ecco che dico io, tu fai un enimma per fare il grazioso, affermando che negli dii io non ci credo e ci credo. E se poi i demoni son cotai figli spuri di dii, partoriti o da ninfe o da altre che dicono, qual uomo crederebbe esserci figli di dii e i dii no? Sarebbe tal strana cosa quale se alcun credesse esserci figli di cavalli e di asini, i muli, e non credesse esserci cavalli e asini. Ma, o Meleto, una delle due. O m'hai scritto l'accusa per pigliarti giuoco di me e mettermi a prova, o per non trovarmi una vera colpa che tu imputare mi potessi. Ma che ti venga fatto di persuadere alcuno,
anche se di piccola mente, che uno medesimo creda esserci cose demoniache e divine, e demoni, e iddii, ed eroi, no, non c'è modo né verso. Capitolo sedicesimo. Ma, o Ateniesi, che non sono io reo di quello che mi accusa Meleto, di molta difesa mi pare che non ci sia alcun bisogno. Queste ragioni bastano. Ma ciò che detto ho dianzi, che io mi sono tirato addosso molto odio e di molti, sapete che è vero. E quest'odio mi perderà, seppur mi può perdere. Non Meleto, né Anito, sì quest'odio o invidia che perdette, e credo perderà altri molti e buoni uomini, perché non è a temere per nulla che me si arresti. Dirà alcuno: non ti vergogni, Socrate, che a tale esercitazione ti sei dato, per la quale stai nel pericolo presentemente di morire. Ma io giustamente risponderei a lui: tu non di bene, uomo, se credi che uno, valendo pur poco, abbia a ragionare il pericolo della vita o la morte quando fa alcuna cosa, e non considerare solo se cosa giusta fa o ingiusta, se opera fa di buono o di malvagio uomo. Se no, tutti da poco, secondo il tuo discorso, sarebbero quei semidei morti a Troia, tra gli altri il figlio di Tetide, il quale tanto sprezzò il pericolo per non sostenere vergogna, che a lui deliberato di uccidere Ettore, dicendo così come penso io, la madre che era dea: se tu, o figliuolo, vendicherai la morte di Patroclo, il tuo amico, e ucciderai Ettore, morirai. Dopo quello d'Ettor pronto è il tuo fato. Egli, a udire questo, facendo piccio il conto della morte e del pericolo, e temendo la vile vita se gli amici non vendicava, così rispose: muoia pure io, tosto dopo data la pena al reo, accio che io qua non rimanga a ludibrio presso alle curve navi, peso alla terra. O credi che sia sia angustiato per la morte o il pericolo? In verità è così, o Ateniesi. Dove si pone alcuno da sé medesimo, giudicando essere il suo meglio, o dove posto è da colui che comanda, ivi, ancora che in pericolo, deve stare, non badando niente né a morte né a null'altro, ma sì alla vergogna. Capitolo diciassettesimo. Laonde io avrei operato perversamente, se quando i capitani da voi eletti per comandarmi m'ebbero assegnato il luogo, e in Potidea, e in Anfipoli, e in Delio, nel luogo assegnato da quelli io stetti, sì come qualunque altro, con tutto che in pericolo di morire. E poi, assegnandomi Dio, come ho pensato e supposto, che io dovessi vivere filosofando ed esaminando me e gli altri, qui, impaurito della morte o che altro mai, io avessi abbandonato la ordinanza. Sarebbe assai grave cosa. E allora, ben giustamente si trarrebbe me in tribunale, perciò che non credo negli iddii, disubbidendo all'oracolo e temendo la morte, e reputandomi sapiente senza che fossi. Imperocché, cittadini, il temere la morte niente altro è che parer sapienti senza essere. Perché è parer di sapere ciò che non si sa, che nessuno sa della morte, se ella per avventura non sia all'uomo il maggiore di tutti i beni, e ognuno la teme come se ben sapesse essere quella il maggior dei mali. E non è ignoranza, cotesta, la più vituperevole, creder di sapere ciò che non si sa. E io, cittadini, proprio in questo differisco forse dai molti. E se cosa ci è per la quale io affermerei essere più sapiente di alcuno, questa è, che come non so delle cose dell'Ade, così anche credo di non saperne. Ma il fare ingiustizia è il disubbidire a uno migliore, o Dio o uomo, che mala cosa è e brutta, so io. Giammai non temerò dunque,
né fuggirò quello che non so se sia un bene, ma sì piuttosto i mali che so essere mali. Onde se anche mi lasciaste ora, non dando retta ad Anito, a lui che disse non bisognava che qua io entrassi, ma entrato, necessità era uccidermi, annunziandovi che se mai io campassi, seguitando gli insegnamenti di Socrate, tutti i vostri figliuoli sarebbero tutti guasti. E se mi diceste anche, o Socrate, ad Anito noi non diamo retta e ti lasciamo, a questo patto, che non passi più il tempo in fare di quelle investigazioni, che più non filosofeggi, se no, se ti cogliamo, morirai. Se, come dico, mi lasciaste, ma a questo patto, io vi direi, miei cari ateniesi, vi saluto, e piuttosto ubbidirò a Dio che a voi. E insino a che io ho fiato e forze, non cesserò di filosofare e di dare avvertimenti e consigli a voi e a chiunque mi avvenga, dicendo come son solito, «Oh, ottimo uomo, tu che sei ateniese e di una gran città e gloriosissima per sapienza e possanza, non ti vergogni di aver cura delle tue ricchezze, accio che quanto si può elle si moltiplichino e della reputazione e dell'onore». E non avere poi cura e sollecitudine della sapienza e della verità e dell'anima, acciò che, quanto si può, buona ella divenga. E se alcuno di voi mi oppone che ben egli ne ha cura, non lascerò così tosto, non anderò via, ma lo interrogherò ed esaminerò ed scruterò. E se mi pare che non possieda la virtù, pur dicendo di sì, lo riprenderò perocché ha vile ciò che è pregevolissimo e ha in pregio ciò che è vilissimo. E questo fo con giovani e vecchi, in chiunque mi avvenga, con forestieri e cittadini, e più con voi cittadini, perché mi siete prossimi più voi di nascita. Che sappiate, questo mi comanda l'Iddio, e io credo che niuno maggior bene abbia la città vostra che questo ministerio che fo all'Iddio, questo mio andare attorno non facendo altro che confortar voi, e giovani e vecchi, a non prender cura né dei corpi, né delle ricchezze, né prima né più dell'anima, acciò che, quanto si può, ella divenga buona. Dicendo che non da ricchezza viene virtù, ma sì da virtù vien ricchezza ed ogni altro bene, e ai cittadini e alla città. E se dicendo cotesto corrompo i giovani, pernicioso è quello che io dico. Ma se alcuno afferma che non cotesto, ma sì bene altro insegno io, afferma quel che non è. E soggiungerei, ateniesi, diate retta ad Anito o no, mi assolviate o non mi assolviate, io non farò altrimenti. Neanche se molte volte io avessi a morire. Capitolo diciottesimo. Non rumoreggiate, ateniesi, per quel che dico, ma state quieti a udire come vi ho pregato, che, udendo, penso che ne riceverete giovamento, perché altre cose vi ho a dire io, che forse vi faranno gridare forte, ma no, state quieti. Via, sappiate che se ucciderete me che son quale dico, più che me danneggerete voi medesimi. A me non farebbe niuno danno né Meleto né Anito, che non potrebbero, imperocché secondo che credo io, non è lecito che il più buono possa essere danneggiato dal più tristo. Ucciderebbe egli, o caccerebbe in bando, o disonorerebbe. Che forse le dette cose egli e alcun altro credono grandi mali, ma io no. Male piuttosto è fare quello che costui fa, tentare di uccidere ingiustamente un uomo. Dunque, io non difendo ora me per me, come penserebbe alcuno, ma per voi, acciò che, condannando me, non pecchiate contro il dono di Dio. Invero, se mi ucciderete, non vi sarà agevole cosa, la dirò anche se fa ridere, trovare un altro come me,
messo da Dio addosso alla città come addosso a grande e generoso cavallo, ma per la grandezza un poco sonnolento e abbisognoso di essere destato da sprone. Che con tale ufficio direi che Dio ha deputato me alla città, me che scotendo, persuadendo, rampognando, vi sto tutto il dì addosso. Sì, cittadini, un altro come me non vi nascerà facilmente, e voi, se mi date retta, mi risparmierete. Ma forse, da subita ira presi come sonnecchianti desti per forza, tirando calci, dando retta ad Anito, uccidereste leggermente e consumereste la rimanente vita dormendo, seppure l'Iddio non mandasse alcun altro, avendo di voi cura. E che io sia alla città un dono di Dio, potete intendere considerando che non par cosa umana, che abbia trascurato i fatti miei, la mia casa, già ai tanti anni, e curi i fatti vostri, stando ai fianchi di ciascuno predicando virtù, come padre o come fratello più vecchio. E se da questi conforti e consigli mia utilità ne traessi, se ne ricevessi mercede, ci sarebbe una ragione. Ma vedete anche voi che gli accusatori, pur accusandomi di tante altre cose spudoratamente, non hanno avuto tanta spudoratezza da addurre testimoni che io abbia patteggiato mai o dimandato mercede. Ma io, un buon testimone, credo di avercelo, che io dico vero. La povertà. Capitolo 19. Apparrà strano che io dia consigli in privato, andando attorno e affaccendandomi, e non ardisca montar su e in pubblico dare consigli alla città, in cospetto del popolo. La cagione l'avete da me udita molte volte, cioè che m'avviene un che divino e demoniaco, come disse nella querela anche Meleto, pigliandosene gioco. Ed è una cotale voce che sino da fanciullo sento io dentro. E tutte le volte che io la sento, mi svolge da quello che son per fare. Sospingere non sospinge mai. Ella mi si oppone che non metta mano nelle cose della città. E mi par che ha ragione, perché, ateniesi, sappiate bene che se da un pezzo ci avessi messo mano, da un pezzo sarei morto, e non avrei niente giovato né a me né a voi. Non mi andate in collera se dico il vero, che uomo non si salva, chiunque sia, a voi o ad alcun'altra moltitudine generosamente contrastando e impedendo che cose ingiuste siano fatte nella città e contrarie alle leggi. Ed è necessità a chi combatte per la giustizia che non viva egli in pubblico, seppur vuole salvarsi per picciol tempo, ma sì privatamente. Capitolo 20. E di ciò vi arrecherò grandi prove io medesimo. Parole no, ma sì ciò che apprezzate voi. Fatti. Udite dunque quel che m'avvenne, acciò che sappiate che io né cederei a nessuno contro giustizia per paura di morte, né, se morire dovessi subitamente, per non cedere. Vi dirò cose giudiziali, dolorose, ma vere. Io non ebbi mai, ateniesi, alcun maestrato in città. Sì, fui un del consiglio, e avvenne che quei della mia tribù, Antiochide, facessero da pritani, quando voi, i 10 capitani, che non recuperarono i naufraghi e i morti della battaglia navale, voleste giudicare tutti insieme contro legge, come, passando tempo, vi foste accorti voi medesimi. Allora io solo dei pritani mi fui opposto a voi, acciò che nulla fosse fatto contro le leggi, e votai contro. E già gli oratori, lesti a interdirmi, menarmi in carcere, incorandoli, gridando voi. Ma io pensai meglio mettermi in pericolo con la legge e con la giustizia, che con voi starmene deliberanti la ingiustizia, per paura di catene e di morte. E questo fu reggendosi tuttavia la città a popolo. Venuta la oligarchia, un dì 30 alla loro volta, mandarono chiamando Certuni e me, Quinto,
nella sala del tolo e comandarono che dovessimo menare via da Salamina Leonte il Salaminio affinché morisse. E scelleratezze simili ne ordinaron molte e a molti, volendo quelli riempire di colpe quanti più potessero. E allora non a parole mostrai, ma sì a fatti, parrò rozzo, che non cale a me nulla della morte, proprio nulla, ma di non far cosa niuna ingiusta né empia, di questo mi cale bene assai. Perocché sì non mi spaventò quella signoria con tutto che violenta, che cosa niuna ingiusta facessi, che, usciti di quella sala, i quattro s'avviarono per Salamina e menarono Leonte, e io mi avviai a casa. E forse io era morto se quella signoria non la cacciavan giù presto. E di questo che dico, eccovi molti testimoni. Capitolo ventunesimo. E credete che poteva durar tanti anni se io era in pubblici uffici sostenendo, come si conviene a da bene uomo, il giusto, e di quello come egli è debito, facendo estimazione più che di ogni altra cosa? Oh no, Ateniesi, né io né verun altro. E io per tutta la vita e in pubblico, se feci mai cosa alcuna, tale apparirò e tale in privato, come a niuno mai concedente nulla contro il giusto, chiunque fosse, a niuno, neanche di questi che i miei calunniatori chiamano miei discepoli. Io poi non fui maestro mai di alcuno. E se parlando e badando io ai fatti miei, alcuno mi vuole udire, sia giovane sia vecchio, non ho detto no, mai. Né se mi dan danaro in mano, apro bocca. E se non me ne danno, no. Ma similmente, e a ricco e a povero, mi profferisco per interrogare se voglion rispondere e stare a udire quello che dico io. E o buono diventi alcuno di loro o no, dire che la cagione sono io non sarebbe giusto. Io, che a niuno di loro né ho promesso mai di insegnare, né ho insegnato mai niuna dottrina. E se alcuno dice aver mai imparato o udito da me cosa privatamente, la quale tutti gli altri no, sappiate che non dice vero. Capitolo ventiduesimo. Ma perché mai alcuni godono a passar con me il tempo? Voi, Ateniesi, l'avete udito, e io vi ho detto la verità. Essi godono a udire e esaminare quelli che si credono sapienti e non sono. Certo, ella è cosa non spiacevole, e come io affermo, a me è stato commesso da Dio che facessi questo, per vaticini e per sogni, e per tutti quei modi che divino fato in ordinar cosa alcuna a uomo usati mai avesse. E queste, o Ateniesi, sono cose vere e ben si dimostrano, imperocché se dei giovani quali corrompo io, quali io ho corrotto, bisognava se alcuni di essi venuti su di anni conobbero che io a loro da giovani detti mali consigli, che montati quassù m'avessero accusato e preso di me vendetta, e non volendo essi bisognava che padri, fratelli, congiunti, semmai quei di loro casa ricevettero da me alcun male, ora se ne ricordassero e se ne vendicassero. Molti di loro sono qui presenti, io li vedo. Prima Critone, qui, della mia età e della mia tribù, padre di Critobulo, qui. Poi Lisania, lo Sfettio, padre di Eschine, qui. E anche Antifonte, qui, il Cefisiano, padre di Epigene. E questi altri qui, fratelli dei quali conversarono meco. Nicostrato, il figliuolo di Teuzotide, fratello di Teodoto. Teodoto poi è morto e non pregherà che stia zitto. E Paralo, qui, il figliuolo di Demodoco, del quale era fratello Teagete. E questo Adimanto, figliuolo di Aristone, del quale è fratello questo Platone, qui. Ed è Antodoro, del quale è fratello Apollodoro, qui. E vi posso nominare altri molti, alcuno dei quali bisognava bene che Meleto messo avesse innanzi come testimonio nella sua orazione. E se allora se ne fu dimenticato, lo metta innanzi ora. Io gli cedo il luogo. Se li ha, parli. Ma, cittadini, troverete tutto il contrario. Tutti pronti ad aiutare me, il corrompitore, colui che ha fatto male a quelli di loro casa,
come dicono Meleto e Anito. Forse i corrotti avrebbero alcuna ragione di aiutarmi, ma i non corrotti, uomini già vecchi, parenti loro, quale altra ragione hanno aiutandomi, se non la diritta e la giusta, la quale è? Capitolo 23esimo. Via, gli argomenti sono su per giù questi che io avrei per difendermi, e forse altri simili. E tosto si sdegnerebbe alcuno di voi se si ricordasse che combattendo per cause di minor momento di questa mia, egli pregò e supplicò i giudici con molte lacrime, menando quassù i suoi piccoli figliuoli, acciò che quelli a grande commiserazione movesse, e molti altri familiari e amici, vedendo che io, ancora che paia essere nello estremo pericolo, non fo nulla di tutto questo. Ciò pensando, e tosto, siccome punto da me, stizzito, con istizza gitterebbe il voto nell'urna. Ora, se alcuno di voi è così disposto, non affermo che sia, se è, mi par che io direi convenevolmente dicendo così a lui. O ottimo uomo, parenti ho anch'io, e qui fa quello che dice Omero, né di quercia son nato né di pietra, ma di uomini. Parenti ho, e figliuoli, 3, uno giovinetto e 2 fanciulli. Eppur non menerò quassù niun di loro per pregare che mi assolviate. Ciò non farò io. E perché? Non per orgoglio, ateniesi, né per disprezzo di voi. Quanto alla morte, se la guardo con coraggio in viso o no, gli è un altro discorso. Ma sì perché non mi par bello per la reputazione mia e vostra e di tutta la città ciò fare. In quest'età poi, con il nome che ho, vero o falso che sia, che tutti credono in qualche cosa Socrate essere pur differente dagli altri uomini. Or se così fossero quelli che, o per sapienza o fortezza, o qualsiasi altra virtù paiono segnalarsi tra voi, sarebbe vergogna. E di questi tali, io ne ho veduto tante volte, che pur parevano essere alcunché, far cose da maravigliare quando li giudicavano i giudici, credendo come avere a patire assai orribil cosa se morivano, come se, non uccidendoli voi, sarebbero stati immortali. Essi, mi pare che alla città facciano vergogna. Sì, che alcun forestiero supporrebbe che quelli segnalati in virtù tra il popolo ateniese, i quali ei presceglie ai magistrati e dagli altri onori, questi niente differiscano dalle donne. Non conviene dunque fare tali cose neanche noi che mostriamo di valere un poco, né a voi si converrebbe tollerarle se le facessimo. Anzi, dovreste far chiaro che colui condannereste molto più il quale componesse di cotesti pietosi drammi, facendo ridicola la città, che non colui il quale quieto se ne rimanesse. Capitolo 24. E lasciando la reputazione, né mi par giusto il pregare il giudice, né pregando procurar suo scampo, ma sì informare e persuadere lui. Imperocché non per cotesto siede il giudice per dispensar graziosamente i diritti, ma sì per giudicare di quelli. E giurò egli non di favoreggiare chi a lui paresse, ma sì di sentenziare secondo le leggi. Dunque non conviene né che noi avvezziamo voi a spergiurare, né voi voi medesimi, che pi non saremmo né voi né noi. Onde non vogliate, o ateniesi, che io faccia cotali cose verso voi, quali né reputo belle, né giuste, né sante. Specialmente io, accusato di impietà per Giove, da questo Meleto qui. Imperocché, egli è manifesto che se persuadessi voi, e con il pregare voi sforzassi, i quali avete giurato, io insegnerei a voi a non credere che ci siano i dii, e proprio in quel che mi difendo di cotesta accusa, mi accuserei da me medesimo che negli dii non credo. Ma no, non è così. Io credo, ateniesi, come niuno dei miei accusatori, e lascio a voi e a Dio che giudichiate di me nel modo che sarà meglio per me e per voi.
fu giudicato colpevole. Capitolo 25. Di questo che è avvenuto, che voi, o ateniesi, mi avete condannato. Per molte ragioni non mi sdegno, specialmente perché mi è giunta non inaspettata la cosa. Anzi, mi maraviglio assai del numero di voti dell'una e dell'altra parte, perché non mi pensava che avesse a essere differenza così poca, ma sì bene, molta. Ma ora si vede che se soli 30 voti fossero caduti giù nell'altra urna, scampava io. Ma anche così, da Meleto, sono scampato. Non pur scampato, ma è manifesto a ognuno che se non fosse montato quassù Anito e Licone, ei dovea pagar 1000 dramme per non aver egli avuto la quinta parte dei voti. Capitolo 26. Colui vuole dunque la mia morte? Sia. Ma che pena mi assegnerò da me, o ateniesi? È chiaro, quella che merito. E quale pena debbo patire o pagare io, perciò che in mia vita non mi quietai mai dalla voglia di apprendere, perciò che non curando di quel che i più curano, danaro, governo della casa, esser capo di milizia o capo popolo e gli altri maestrati, e non curando delle congiurazioni e sedizioni nella città, giudicandomi di più temperato animo che non si convenisse perché, immischiandomici dentro, salvo rimanessi, là non andai, dove andando non poteva giovar niente né a voi né a me. Ma dove poteva fare a ciascuno privatamente il maggior beneficio, là andai, provandomi di persuadere ciascun di voi che non dovesse curare delle sue cose prima che di sé medesimo, acciò che buono divenisse e savio quanto potesse, né delle cose della città prima che della città, e via via a questo modo. Adunque, quale pena merito io se sono così? Non pena, ma premio, se io mi devo assegnare quel che in verità merito. È un premio che mi convenga, e che si conviene a povero e pur benefico uomo, il quale ha bisogno di non intendere ad altro che a confortare voi al bene. Nulla è più che si convenga come l'essere cotale uomo nutricato nel pritaneo. Molto più che se alcun di voi con cavallo o biga o quadriga vinto avesse nei giochi olimpici, impero che quello vi fa parer felici, io vi fo essere. E quello non ha niente bisogno di cibo, io sì. Se mi devo dunque assegnare quel che merito, questo mi assegno, vitto nel pritaneo. Capitolo 27. Dicendo così, vi parrà forse che io dica per quel sentimento medesimo che quando ho detto della commiserazione e supplicazione, per orgoglio. Ma ciò non è, ateniesi. Piuttosto è che io sono persuaso che mai non ho fatto torto a nessuno volontariamente. Ma di questo non persuado voi, perocché poco tempo è che conversiamo insieme. Che se presso voi fosse una legge, come presso altre genti, che non si possa giudicare della morte in un solo dì, ma sì bene in molti, sareste persuasi, credo. Ora, in sì picciol tempo, non è facil cosa dissipare grandi calunnie. Ma persuaso io di non aver fatto torto a nessuno. Non ho voglia neanche di fare torto a me medesimo e dire contro me che son degno di patire del male e condannarmi da me. E per paura di che? Che non riceva la pena che vuol Meleto, la quale dico, non so se è male né se è bene. E per scegliermi in cambio qualche pena la quale so essere male davvero. E quale? La carcere? E perché devo vivere in carcere, sommesso al sovrastante magistrato, agli undici? Danari, forse? E stare in ceppi insino a che non avrò pagato? Ma gli è il medesimo che la carcere? Che danari da pagare non ne ho? Mi condannerò all'esilio? E forse mi condannereste voi a questa pena.
ma dovrei essere accecato dall'amore della mia anima, o Ateniesi, se fossi sì irragionevole che non potessi ragionare così, che se voi, che pure siete miei cittadini, non siete stati buoni di sopportare la mia conversazione e i miei discorsi, ma vi furono gravi e odiosi tanto che cercate di liberarvene, come li sopporteranno gli altri? Oh no! E poi la bella vita che farei io a questa età, tramutarmi sempre d'una città in altra, sempre cacciato via, perché so bene che dovunque vada, se io parlo, mi ascolteranno come qui i giovani. E se non li voglio, essi mi cacceranno via, persuadendo a ciò fare i vecchi. E se li voglio, mi cacceranno via i padri e parenti loro, per cagion di loro. Capitolo 28. Dirà forse alcuno: ma non sei buono, Socrate, di vivere tacendo, stando quieto dopo andatone via da noi? Ma fare intendere ad alcuni di voi questo è la più malagevole cosa, perché se dico che questo è disubbidire all'Iddio e che è impossibile che me ne stia quieto, pensando che io voglia ironeggiare, non mi crederete voi. E se dico che è grandissimo bene a un uomo far ogni dì ragionamenti sulla virtù e quegli argomenti sui quali mi udivate conversare ed esaminare me e gli altri, la vita senza esame è indegna di uomo. Se dico questo, tanto meno mi crederete voi. Eppure così è, come dico, ma non è cosa facile persuadervene. Ma d'altra parte, anch'io non mi sono assuefatto a credermi meritevole di alcun male. Onde se avea danari, mi multava in danari, quanti ce ne voleva, che non me ne venia danno. Ma non ne ho, salvo che non mi contentiate di quel tanto che posso pagare io. Una mina d'argento la potrei forse pagare. Dunque io multo me di tanto. Platone, che è qui, Ateniesi e Critone, Critobulo e Apollodoro vogliono che io mi multi di 30 mine, rimanendo essi mallevadori. Dunque io multo me di tanto, e v'entra mallevadori del denaro questi qui, persone delle quali ci è da fidarsi. Fu condannato a morte. Capitolo 29. Per non aspettare un poco di tempo, voi, Ateniesi, nome avrete e biasimo da coloro che vogliono vituperare la città di avere ucciso Socrate, uomo sapiente. Che mi diranno sapiente, anche se non sono, quelli che vi vogliono fare onta? La cosa vi veniva da sé che io morissi se aspettavate un poco, perché guardate la età, come già è lontana dalla vita e vicina alla morte. Ciò dico non a tutti voi, ma sia a quelli che hanno votato la mia morte. E a questi stessi dico: credete, o Ateniesi, d'avermi colto di quei cotali argomenti sprovvisto con i quali poteva persuadere voi, se credeva che bisognasse dire e fare di tutto pur di scampare dalla condanna? Oh no, sprovvisto sì, non di argomenti, ma sì di audacia e impudenza, e non disposto niente a parlare in quei tali modi a voi dolcissimi a udire, piangendo e lamentandomi e altre molte cose facendo e dicendo, di me indegne dico, ma quali a udire vi hanno avvezzato gli altri. Ma né allora io credeva che bisognasse far cosa niuna servile per paura del pericolo, né ora mi pento di essermi così difeso. Anzi, più assai volentieri scelgo di essermi difeso in questo modo e morire, che non in quello e vivere. Perché né in tribunale e neanche in guerra non conviene, né a me né ad alcun altro, far di tutto pur di scampare della morte. Perché è certo che molte volte in battaglia uno scamperebbe della morte, o se gittasse le armi, o se verso gli inseguitori egli supplichevole si volgesse, e che ci è nei singoli pericoli molti modi per fuggire la morte, sì veramente che dia il cuore di fare e dire ogni vile cosa. Ma, Ateniesi, badate non sia malagevole non già questo il fuggir la morte,
ma sì malagevole più assai il fuggire la malvagità, la quale corre più veloce della morte. E ora io, sì come tardo e vecchio, colto fui da quella che è più tarda. I miei accusatori, sì come più gagliardi e feroci, da quella che è più veloce. E io me ne vado, condannato da voi a essere morto. Costoro, condannati dalla verità a essere malvagi e ingiusti. E io accetto la pena mia, e questi la loro. Dovea forse essere così. E credo che ciascuno ricevuto ha sua misura. Capitolo 30. E ora a voi che m'avete votato contro, voglio vaticinare quel che vi succederà dopo, perché sono già nell'ora che più gli uomini vaticinano essendo presso alla morte. Dico a voi che mi avete ucciso, che tosto caderà sopra voi vendetta, più aspra molto per Giove che non quella che presa avete di me, uccidendomi. Che voi avete fatto questo immaginando liberarvi dal dover rendere ragione di vostra vita. Ma vi succederà tutto il contrario, vi dico, perché accusatori contro voi se ne leveranno più molti, i quali ratteneva io, non accorgendomene voi. E più saranno aspri, e vi irriteranno più quanto più sono giovani. Che se pensate, uccidendo uomini, rattenere alcuno dal rampognare a voi la non diritta via, pensate stoltamente, imperocché non è cotesta liberazione, né possibile per niuno modo, né bella, ma quella è bellissima e molto agevole, che è non in fare impedimento agli altri, ma sì in procurare di rendere quanto si può buoni se medesimi. Dopo questo vaticinio fatto a voi che m'avete votato contro, mi ha commiato da voi. Capitolo 31. Ma con voi che avete votato la soluzione, ragionerei volentieri di una cosa che m'è avvenuta mentre i magistrati d'altro si occupano, e non è peranco l'ora di andare là dove mi aspetta la morte. Rimanete dunque con me questo tempo, che nulla vieta che noi conversiamo insieme, insino a tanto che è lecito, perché io voglio mostrare a voi come ad amici che significa mai quello che m'è avvenuto. M'è avvenuto, o giudici, chiamandovi giudici parlo direttamente, una certa cosa maravigliosa, perocché la solita vaticinatrice voce, quella del demone, tutto il tempo innanzi la sentiva io molto frequentemente, contrariandomi pure in piccole cose se io stava per non far bene. Ma ora mi succedono cose come voi stessi vedete, le quali si crederebbero e si credono gli estremi mali. E non di meno, né stamane uscendo di casa mi contrariò il segno dell'Iddio, né salendo qua in tribunale, né mentre difendevami qualunque cosa fossi per dire, benché parlando altre volte, sovente mi fermasse la parola a mezzo. Ma ora, durante questo processo, che facessi o dicessi, non mi contrariò mai. Qual è la cagione, quella che penso io? Ve la dirò. Pare che quel che m'è accaduto sia un bene. E non c'è caso che pensiamo direttamente noi quanti crediamo che il morire sia un male. Una gran prova è che non poteva il solito segno non contrariarmi se io era per far cosa che non fosse buona. Capitolo 32. E vediamo per questa altra via di intendere come c'è da sperare molto che sia un bene, imperciò che morire è una delle due cose,
o come non esser nulla, e il morto non ha più niuno sentimento di niuna cosa, o secondo che dicono, è un cotal transito e tramutazione dell'anima di questo luogo qui ad un altro luogo. E se non c'è niuno sentimento, ed è come un sonno allora che dormendo non si vede neanche sogno niuno, sarebbe un guadagno maraviglioso la morte, perciò che io penso che se mai alcuno scegliesse una tal notte, nella quale si fosse addormentato così profondamente che egli neanche veduto avesse alcun sogno, e contrapponendo a quella le altre notti e giorni di sua vita, ed esaminando dovesse poi dire quante notti e giorni passati ha in sua vita meglio e più dolcemente di quella, io penso che non pure un privato uomo, ma altresì il gran re, queste troverebbe facili assai a contare, in comparazione a tutti gli altri giorni e alle altre notti. E se tale è la morte, un guadagno essa è, io dico, imperocché così appare nulla più essere tutto il tempo che una notte. Se poi la morte è come peregrinazione di qua ad un altro luogo, è vero è tutto quel che si dice, che là abitano tutti i morti, quale maggior bene di questo potrebbe essere mai, o giudici? Imperocché se alcuno pervenendo nell'Ade, liberatosi di questi che qua si danno nome di giudici, troverà i veri giudici, i quali si dice che anche là giudicano, Minosse, Radamanto, Edeaco e Triptolemo, e tutti gli altri semidei quali in vita loro furono giusti, forse che sarebbe da disprezzare cotale peregrinazione. O al contrario, a qual prezzo non torrebbe qualunque di voi potere conversare con Museo e Orfeo e Esiodo e Omero? Morire molte volte voglio io, se tali cose sono vere. Oh, la conversazione meravigliosa che là sarebbe la mia, quando mi abbattessi in Palamede e agli aci di Telamone e in alcun altro di quelli antichi morti per ingiusto giudicio. Certo, a paragonare i casi miei ai loro non mi dispiacerebbe, e specialmente, che è il meglio, a passare il tempo esaminando e perscrutando quei di là, come faceva questi di qua, e vedere anche tra quelli chi è savio e chi crede di essere, ma non è. Perocché, quanto non pagherebbe alcuno di voi, o giudici, se interrogare colui potesse che la grande oste menò contro a Troia, o Ulisse, o Sisifo, o tanti altri uomini e donne che potrei nominare io, e ragionare e conversare là con essi ed esaminare. Tale beatitudine sarebbe ella, che forte cosa è a dire. Né mai avviene per cagione di cotesto esame che quelli di là uccidano, perocché, oltre alle altre cose, onde più felici sono quelli di là che questi di qua, quelli sono perpetuamente immortali, se vero è ciò che si dice. Capitolo 33esimo. Ma dovete sperar bene anche voi, o giudici, in cospetto alla morte, e se non altro, credere per vero solo questo, che a colui che è buono non accade male alcuno, né vivo né morto, e che gli dii non trascurano le cose sue. Né quello che a me è avvenuto ora è per caso, perocché chiaro vedo che il morire ed esser liberato dalle brighe del mondo per me era il meglio. Perciò non mi contrariò mai il segno dell'Iddio, e io stesso non sono niente in collera con quelli che m'han votato contro e con gli accusatori, quantunque non con questa intenzione m'avessero votato contro e accusato, ma sebbene credendo farmi del male. E in ciò sono da biasimare. Ma ad essi io mi rivolgo ora, e così li prego. I miei figliuoli, quando saranno giovani, castigateli, o cittadini, tormentandoli come io voi, se vi paiono piuttosto aver cura del danaro o d'altro che della virtù. E se vi paiono voler mostrare d'esser qualche cosa non essendo nulla, svergognateli come io voi, perciò che non curano di quel che devon curare e si credono valere qualche cosa non valendo nulla. Se ciò farete, avremo ricevuto da voi quello che giusto era che ricevessimo.
io e i miei figliuoli. Ma già ora è di andare. Io a morire, voi a vivere. Chi di noi andrà a stare meglio? Occulto è a ognuno, salvo che addio.